Ciao a tutti e benvenuti di nuovo nel mio canale. Allora, oggi facciamo un Get Ready With Me parlato. Ho fatto diversi Get Ready With Me, però nessuno parlato, quindi questo sarà il primo e spero che vi piaccia. Prima di iniziare, volevo dare il benvenuto a tutte le nuove iscritte. Perché ho visto che siamo cresciute tantissimo. Tipo, mi ricordo che una settimana fa eravamo a 350 e ora siamo già passate le 500. Quindi sono contentissima e grazie a tutti. E spero continuerete a seguirmi sempre. Allora, oggi devo uscire, quindi farò un trucco molto leggero e veloce perché tanto devo andare soltanto giro per negozi visto che sono già iniziati i saldi, però ho visto che non c'erano tante cose belle comunque. Boh, allora per prima cosa metto il correttore e ho visto tipo da Stradivarius non c'erano tantissime offerte, c'erano le offerte tipo 16 euro, 20 euro, quindi diciamo niente di particolare. Però H&M e The Zenith c'avevano tante offerte. Da The Zenith, infatti, ho già comprato un paio di pantaloni per stare a casa perché non avevo nessuno a modo e costavano sui 9 euro. Poi ve li farò vedere in un video haul. Oggi di regola dovevo andare a Firenze con tutti i miei amici. Ma purtroppo non ci siamo andati perché una mia amica non poteva, quindi abbiamo rimandato. Ah, peccato. Allora mi sono già fatta le sopracciglia senza riprendermi perché sennò ci mettevo troppo tempo. E le ho fatte molto più leggere del solito comunque. Comunque, volevo ricordarvi che vado a Barcellona. Come vi avevo già anticipato in un altro video, e sono contentissima. Ci vado dal 6 al 10, quindi probabilmente per una settimana non caricherò video. E sono stracontenta perché il 7 inizia la scuola, e intanto sono già a Barcellona, che mi diverto. E speriamo va tutto bene, perché diciamo è la prima volta che vado da sola in aereo, perché tutte le altre volte ci sono andato con i miei genitori o con la scuola, quindi è la prima volta che io e Davide ci andiamo da soli. Per lui è proprio la prima volta a salire in un aereo, quindi sarà un po' difficile. Questa cosa mi mette molta ansia, devo dire. Cioè, so le cose che si devono fare più o meno, però comunque c'ho sempre quell'ansia lì, no? Cioè, non so se mi capite. E quindi niente, speriamo vada tutto bene. Farò sicuramente i vlog. Non so quanti ne farò, uno o due, boh. Ora vedremo quanto verranno lunghi. E ho intenzione di fare anche un video outfit laggiù. Non di cacca come quello che avevo già fatto, che è venuto malissimo. È proprio, boh, non so nemmeno perché l'ho caricato, vabbè. E cercherò di farne uno a modo, insomma, bello, almeno speriamo che venga bene. E quindi niente, speriamo viene bene. Allora il trucco lo faccio con la Naked. E poi vorrei fare anche un video haul perché siccome vado laggiù, come vi avevo detto, ci sono tantissimi negozi di quelli là che ci stanno in America. E allora uso Half Baked su tutta la palpebra e insomma ci stanno tutti quei negozi americani tipo Primark, che vabbè, Primark inglese, poi c'è American Apparel, Brandy Melville e tutte queste cose. E c'era anche Forever 21, però io tipo
stavo vedendo su Google Maps ieri dove si trovavano per trovare la strada giusta. Vado su Google Maps a cercare Forever 21 Barcellona e mi esce chiuso definitivamente. Cioè, sono rimasto un po' così, ho detto no, vabbè, avranno sbagliato. E lo scrivo sul web e mi esce un articolo con scritto che Forever 21 ha chiuso la sua unica tenda in tutta Barcellona una settimana fa. No, vi giuro, ci sono rimasta di merda, perché Forever 21 era quello che volevo vedere di più, insomma, di tutti i negozi, volevo vederlo dal vivo, perché io comunque non sono una grande fan dello shopping online, perché le cose le voglio subito, cioè non mi va di aspettare anni e anni finché arrivano. Quindi all'inizio, cioè quando ho saputo che c'era a Barcellona, sono rimasta contentissima. E invece era una fregatura, perché ovviamente io sono così sfigata che una settimana prima di andarci io, Forever 21 chiude. Allora, sto usando Smog e quindi niente, ci sono rimasta molto molto male, devo dire, perché ci tenevo tantissimo. E poi è andata così. Però da una parte mi sono detta, dai, meglio così, almeno non spendo troppi soldi. Perché se c'era Forever 21 sicuramente compravo un casino di cose. Adesso diciamo che mi rimane solo Primark come fonte molto attendibile. Almeno speriamo. Cioè, con la fortuna che ho io, probabilmente Primark chiude lo stesso giorno in cui vado io a Barcellona. Allora, uso Virgin per illuminare un pochino, poi uso Sin qua per illuminare lo sguardo, insomma. Le vacanze stanno finendo velocissime, io davvero non capisco, cioè non so se sono io che cioè, sento il tempo andare via molto velocemente. Lo sentite anche voi? Cioè, vi giuro, dal 2013 io sento il tempo che vola, ma vola proprio, che non lo sento proprio. Allora, metto un po' di blush, questo qua della Kiko. Allora, vedo questa matita qui della Debbie, l'uno. E adesso metto questo rossetto, che non c'entrano niente insieme, però a me piace fare gli esperimenti tra matite e rossetti, quindi vediamo che cosa ne viene fuori. E comunque è da un po' di giorni che sto guardando le pagine per culo, diciamo, e sto morendo dalle risate, no? Vi giuro, certe cose che scrivono, che fanno vedere, cioè, diciamo che ti divertono in un certo senso, perché tu li leggi, li passi il tempo e ci ridi su per le cose che scrivono sulle youtuber. Però se sei tu la youtuber in questione, non credo sia una bella cosa leggere certe cose su di te. Quindi, non lo so. Cioè, mi fanno ridere, però certe volte secondo me esagerano molto. Speriamo che se questo video va bene, ne farò altri parlati. Ditemi se vi è piaciuto o no, se no li farò come quelli normali di 3-4 minuti, che non parlo nemmeno, c'è la musichina e basta. Vabbè, ora vi saluto e ci vediamo direttamente nei vlog di Barcellona. Se volete vedere già in anticipo le foto che
Farò a Barcellona, seguitemi su Instagram, non dimenticatevelo, perché laggiù metterò tutto e se avete qualcosa da chiedermi, chiedetemelo sempre su Instagram, perché su YouTube dal cellulare non posso vedere le notifiche, le cose. Vabbè, spero che vi sia piaciuto il video, un bacione! Mua!